Effetti, hai visto prima che il tempo di Edo è sceso sotto il muro dei venti. Edo, tanta roba. Tanta roba, davvero. Ce l'aspettavamo tutti. Senti, io non so se ce la faccio, tu però con due figli potresti, eh. Quindi scendere sotto i venti o sotto Edo? Cioè, l'obiettivo adesso è scendere come minimo sotto il muro dei venti, sennò ci bullizza lui a noi. Non vale nulla. Esatto, chiaro. No, ma sennò poi ci bullizza lui a noi. Poi tra di noi che vinca il migliore. Ok. Okay. No, adesso lo ci danno il via, e appena abbiamo il via, vediamo chi cambia il pannolino più veloce. Ci siamo. Pronto? Allora, fate il tuo e vincere, perché prima è presto. Sì, adesso esatto, c'ho la doppia pressione. Perché questo bimbo qua. Però se piange, ecco, non posso dire che fatto. Se piange penalità. Foto finish. Foto finish, qui vogliamo lavare. Vogliamo lavare per vedere. 9 secondi e 5. Ragazzi, qua. No, vabbè, ragazzi. Penso. Ci abbiamo messo, cioè, tutta quindi il 24 di Montigny diventa una roba imbarazzante a questo punto. Devi rifarlo. Soprattutto perché ho perso con Montigny. Ma qua c'è la competizione, no? Quando uno dice, ma si crea. Si crea immediatamente. Hai capito? Cioè, abbiamo battuto il muro dei 10. Polverizzato la domenica. È così. Tra l'altro, ti l'ho messo in nuovo di merda. Cioè, cazzo, l'hai messo benissimo. Sì, quello esce di sicuro tutto. Sì, cioè, prima. Qua più che esce, entra roba. Sì, certo. Qui potrebbero entrare anche dei quello proprio non funziona, però. Quindi, cosa dice il VAR? È valido o? Buono. Niente, ha vinto Rossetti. Il VAR parla di qua, è andata così. Beh, professore. Non so se tu sei sceso sotto i 10. Non lo so, adesso chiediamo aiuto alla VAR. Intanto, grazie per essere venuto e complimenti.